Ci siamo! Dallo stadio Dall'Ara di Bologna si affrontano Bologna e Cagliari, due squadre che in questo scudetto non sono partite benissimo, anzi sono partite decisamente male, due sconfitte per le due squadre rosso-blu. Il Cagliari si schiera, cambia modulo e si schiera con un 4-3-1-2. Questa volta a centrocampo, tutti insieme, Nainggolan, Rogue Oliva per la prima volta titolari nel Cagliari di Jeddah. Davanti, confermati Pavoletti e Simeone e a supporto Joao Pedro. A te Bologna. Bologna schiera un 4-2-3-1 con centrocampo, un centrocampo 2 con Poli e Soriano. Davanti Orsolini, Palacio e Sansone. Dietro all'unica punta Santander. Quindi andiamo in campo e vediamo il Cagliari che si schiera con una divisa bianca. Cosa saprà fare? C'è Pitelli, palla per Oliva. Rogue, ancora palla per Pisacane, vediamo subito una punizione di Joao Pedro, Clavan rinvia, intanto andiamo a verificare di mettere le azioni giuste e rivediamo ancora questa azione, Joao Pedro, colpo di testa di Tomagnasu e Orsolini riparte. Attenzione Orsolini attacca, ancora Orsolini, si è fatto tutto il campo Orsolini, ancora lui, poi Simeone il destro, Sansone, attenzione! Calcio di rigore per il Bologna. Su Sansone, dubbio questo calcio di rigore. Va a batterlo Palacio. Lo va a battere, sì, Palacio. Vai Olsen. Palacio! Rodrigo Palacio. 1-0 Bologna. Dal dischetto. E non Olsen, sbaglio. Dopo 13 minuti viene battuto. Olsen che viene schierato al posto di Cragno. Non soddisfacente la prova di Cragno contro il Torino. 3-0 per il Granate. Quindi in campo Olsen che... però è stato battuto immediatamente. Siamo al 20° di gioco. Rogue per Oliva. I due nuovi acquisti, diciamo così, del centrocampo Cagliari. Attenzione Simeone! Simeone! Sbaglia. Mamma mia. E Tomagnasu cosa fa? Sbaglia. Ancora, mamma mia. Ha messo la terra di Pisacane. Simeone tocca indietro proprio per il terzino destro del Cagliari che serve Nainggolan in mezzo al campo. Oliva, Pisacane si fa dura per la squadra allenata da Jeddah. Oliva non sa se dà. Dai, ruba il pallone. Ce la dà Cepitelli, Pisacane gira bene la palla, gira bene. Nainggolan, aspetta di tacco, Simeone Pavoletti! Gol! Ma quanto è bello questo gol! Lo andiamo a rivedere perché a questo punto merita veramente tutta l'azione. Andiamo a rivederlo un attimo, abbassiamo tutte le velocità del mondo perché abbiamo visto qualcosa di eccezionale, veramente eccezionale. Andiamo a vederlo da dietro la porta, un gol stupendo, vedete Pisacane, Rogue, palla per Nainggolan, guardate Nainggolan, aspetta, tacco per Simeone di prima, vede Pavoloso, e Pavoloso la mette fra Skorupski e un accorrente difensore del Bologna, e poi va ad esultare, sicuramente grande questo gol del Cagliari, Jeddah sarà contento di quello che è successo e torniamo in modalità diretta. Vai con Palacio. Vai Palacio per Tomagnasu. Tomagnasu, Soriano, siamo già nel secondo tempo. Ecco, Soriano che sbaglia. Ancora Pavoloso! Pavoloso! Pavolino, fuori. Pavoletto stavolta. Fuori. Si spegne alla sinistra di Skorupski. Palla per Sansone, siamo al 52°. Danilo, ricomincia da Skorupski. Lancio lunghissimo, mamma mia, però non serve a nulla. Ancora Sansone per Danilo. Sansone schierato titolare questa volta al posto di Barro. Vediamo se ci saranno cambi successivamente oppure se i due allenatori manterranno gli stessi 11 di gioco. C'è Napoli con palla per Palacio. Sansone! Bravo Cepitelli. A questo punto per il Cagliari un pareggio potrebbe anche essere buono. Si muove la classifica di Mister Jeddah. Palla buona per Orsolini. Chi ce l'ha al sinistro? Santander! 2-1! Mani nei capelli. E risponde così all'azione bellissima del Cagliari con un'altra azione bellissima. Mani nei capelli per tutti i tifosi del Casteddu. Forza Casteddu, dai che dobbiamo ancora recuperare. Pavoletti, non ci sono cambi. Lancio per Ciolito. Sul primo palo, Skorupski.
Siamo già all'87esimo e c'è il pareggio! Il Cholito pareggito al gol di Santander, replica il Cholito e finisce qua. Finisce qua una gran bella partita fra due squadre deluse dal scudetto. Quindi ancora nessuno è riuscito a vincere. Nessuno ha portato a casa i tre punti, ma forse oggi era più importante muovere questa classifica. Andiamo a vederci le statistiche? Beh, statistiche direi più o meno pari, no? Pari, sì, abbastanza pari. Un po' più Cagliari, però comunque il Bologna ha giocato un po' meglio il Cagliari, che ha insistito con i tre davanti fino alla fine. Fino alla fine, vediamo le pagelle. Dimmi tu del Bologna. Mamma mia, il Bologna molto bene. Santander 7,1. Palacio segnato dal dischetto. Anche Orsolini, un bel assist. Dietro si sono coperti tutti abbastanza bene, tranne Bani, 6,3. Sembrano fatte con lo stampino le pagelle. Tutti del Bologna. È assolutamente sì, quasi come quelle del Cagliari, tranne i tre davanti. João Pedro, autore di un assist pregevole. Bene Simeone, assist e gol, man of the match. E poi Pavoloso, che ha segnato il gol più bello di questa giornata, almeno finora. Si porta a casa un 7,6. Robin Olsen non precisissimo sul gol del Bologna, a parte il gol del rigore, porta a casa comunque un 6,8. E magari ci sono stati cambi comunque in tutta la partita. Nessuno dei due mister ha voluto cambiare nulla, la squadra andavano bene così. Forse mister Dino qualche cambio nella fase difensiva, soprattutto con un Mattia Bani con un 6,3 ammonito, avrebbe potuto cambiarlo per dare spazio a qualcun altro nella fase difensiva. E d'altro canto invece il Cagliari ha insistito con questi uomini e ha avuto ragione, perché porta a casa questo 2-2. Dallo stadio Dall'Ara di Bologna è tutto, ciao a tutti! Ciao a tutti!